Sei un DJ bravo o uno che fa ballare? Beh, la risposta potrebbe sembrare ovvia, ma in realtà non è così semplice, anzi, non è proprio possibile. Prima di proseguire con il video, ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. La battuta, perché di questo si tratta, viene dal mondo della comicità, ovvero recitava così: i comici ci sono di due tipi, quelli bravi e quelli che fanno ridere, e tu sei veramente bravo. Ora, al di là dello sketch tra due personaggi, c'è un fondo di verità. Se rimaniamo nell'esempio della comicità, se vai a uno spettacolo e trovi magari un bravo attore con un bel monologo e alla fine delle sue frasi parte l'applauso, sicuramente è un pezzo interessante, però magari non fa ridere. E invece ci sono quei comici che fanno ridere continuamente, però di contro, per fare così, per essere molto divertenti, di solito si va ad abbassare la qualità o quantomeno si tende ad essere più dozzinali. Lasciando da parte la comicità, parliamo di musica e l'esempio rimane. Perché tra voler essere un bravo DJ e voler essere uno che fa ballare le persone c'è una bella differenza. E allora cercheremo di mettere a confronto questi due mondi. Il DJ che fa ballare è quello che tiene d'occhio la pista. Il DJ bravo è quello che la pista fa quello che vuole lui. Il DJ che fa ballare mette le canzoni più richieste. Il DJ bravo mette la propria musica. Il DJ che fa ballare cerca di essere sempre aggiornato su tutto ciò che succede. Il DJ bravo mette i promo e la musica sconosciuta. Il DJ che fa ballare è quello che risponde alle richieste. Al DJ bravo nessuno fa una richiesta, non verrebbe proprio in mente. Il DJ che fa ballare è quello che segue le tendenze, segue i generi. Il DJ bravo è quello che ha la sua tendenza, ha il suo sound, e se questo non va più di moda, continua per il suo percorso e magari con un pubblico più ristretto, ma sempre coerente con se stesso. E possiamo andare avanti per tantissimo tempo. In realtà nel tempo si sono create delle situazioni un po' ibride, ma questo non serve a dare forma e sostanza al nostro essere DJ, ma serve soltanto a creare della confusione. È opportuno scegliere se si vuole essere un DJ bravo o un DJ che fa ballare, perché appartengono a due mondi completamente diversi e magari del contesto di riferimento ne parliamo in modo più specifico in un altro video. Sono due sfaccettature della stessa professione e non è possibile perseguirle entrambe, perché se sei uno che vuole far ballare, la tua ricerca musicale va in una direzione diversa rispetto a quello che vuole diventare un DJ bravo. Magari non succede subito, non puoi decidere fin da subito di essere un DJ bravo, è un percorso, ci possono volere anche degli anni, però deve essere una scelta ben precisa ed è di questo che vogliamo parlare. Abbiamo parlato sul canale tantissimo tempo fa di quello che non esiste, ovvero i contesti ibridi, l'house commerciale, roba di questo genere. E sono tentativi di voler far ballare le persone con bella musica. In realtà sono tentativi piuttosto fallimentari che contribuiscono soltanto a squalificare ognuno di questi due contesti molto diversi. La bella musica ha bisogno dei suoi spazi, il far ballare ha bisogno dei suoi spazi altrettanto. Non c'è un migliore o un peggiore, sono solo due contesti, due mondi tra i quali scegliere. È inutile voler fare una serata per far contenti tutti e cercare di inserire la roba più ricercata, più raffinata. La roba più ricercata e raffinata ha bisogno di altro. Così come è inutile voler sperare che tutti apprezzino delle selezioni molto particolari. È invece opportuno andare a cercare il cultore, l'appassionato, il pubblico più specifico. Non puoi imporre qualcosa di particolare ad un pubblico generalista. In realtà questo video serve per introdurre tanti concetti che verranno ripresi. Serve per stimolare un po' di discussione e anche
fondamentalmente per prenderla come una battuta, però è opportuno scegliere tra il voler essere un bravo DJ e il voler essere un DJ per tutti. Ma se fai la musica che piace solo a te, non lavori. In realtà il DJ bravo è quello che lavora perché riesce ad essere comunque molto richiesto. Ma se fai la musica particolare non balla nessuno. Però il DJ bravo riesce comunque a far apprezzare il suo prodotto e a coinvolgere e ad essere comunque a lasciare un segno. Allora, più che altro mi dispiace sempre quando ci sono dei DJ che hanno delle qualità, che però si rassegnano al fare qualcosa perché devono lavorare o perché devono piacere a tutti. In realtà sarebbe bene che uno lo scegliesse di fare. Fai la musica per tutti, è una cosa, fai la musica che piace a te e allora cerchi di portarla avanti fino in fondo, con i dovuti compromessi che quelli ci sono sempre. Però un conto è giocare continuamente al ribasso al punto da non ricordarsi più qual è la tua musica vera. E un conto è invece perseguire la propria strada duramente, farsi largo fino a che questo non sia riconosciuto. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, fammi sapere se ti interessano alcuni di questi argomenti per poterle parlare in modo più specifico in seguito e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oracle.